Allora, primo punto, il fatto che Paderno, a differenza di altri comuni della zona, ha più centri. Quindi quando uno si chiede qual è il centro storico di Paderno, tra parentesi, la mia sensazione è che più che avere un centro storico c'è una linea, una strada storica che è la Ecco Masinella, però non c'è. Quindi com'è la situazione a Paderno a livello di centri storici? Sì, guarda, non è solo la mia opinione, ma è frutto anche di un'analisi socio-urbanistica che abbiamo fatto col piano regolatore precedente. La linea generatrice di Paderno non è un centro unico, ma è una direzione che, tradotta, oggi possiamo dire che è la linea della Comasinella, ma che noi abbiamo identificato anche nella linea del Seveso. È attorno a questo che sono nati i vari centri di Paderno Lugnano. Attorno al torrente Seveso sono nati una serie di centri: il centro di Palazzolo, il centro di Incirano, il centro di Lugnano. Questa è proprio la linea che genera la città, è quello che sarà poi la città di Paderno. Attorno a questi nuclei storici vengono costruiti poi pian pianino altre realtà, nascono altre realtà, e l'originalità della città di Paderno è che non esiste un centro unico. È una città che ne nasce, come sai, attorno all'Ottocento, anzi 1886 esattamente, e la sua Borgosole si chiamava? Sì, l'idea era quella di Borgosole, sì, quella del Manzoni, insomma, che poi per fortuna non è passata, secondo me. Per fortuna. Ecco, nasce dall'unificazione di cinque centri agricoli. La cosa importante che denota un'originalità della struttura urbana e anche dell'identità odierna di Paderno è che non ha un unico centro. Per molti, come dire, questo è una penalizzazione. Per me e per noi padernesi è una qualità che dobbiamo esaltare. Perché? Perché noi siamo una città di 40.000 abitanti, siamo una città inserita nel Nord Milano e siamo una realtà grande che però ha la fortuna di avere 6 o 7 centri, e attorno a questi centri storici, che corrispondono anche a 6 o 7 piazze, poi si vedrà anche nel racconto che faremo successivamente, attorno a questi centri è nata la vita dei vari nuclei. L'insieme di questi centri fanno questa città. Perché è importante? Perché una città con diversi centri, si chiama città policentriche, ci sono studi di urbanisti importanti come Kohr, ad esempio un architetto austriaco, che sostengono che le città debbano essere policentriche. Anche Bruno Zevi in Italia che diceva la stessa cosa. Io cito quello perché è il meno conosciuto ma è il più radicale, perché l'idea di avere tanti centri permette di avere tante identità e tanti poli di sviluppo. Le città con un unico centro o hanno un centro importante, una città storica, come dire, che nasce attorno a un insediamento medievale, mantiene tutt'oggi un'originalità. Le nostre città italiane sono in gran parte così, ma quelle città come la nostra, che ha poca tradizione, perché noi nasciamo attorno all'Ottocento, non hanno la possibilità di avere un'identità forte. Qual è l'unica possibilità nostra? Costruire attorno a queste identità originarie, che sono le piazze e i quartieri. È un po' questo il ragionamento. Cioè, in sostanza, qualcuno oggi teorizza che ad esempio la metropoli debba essere una grande città con tanti centri, in modo che questi centri siano punti di sviluppo, punti di qualità. Cos'è un centro di solito? È un luogo dove il cittadino si ritrova, dove c'è grande qualità, dove c'è una vita commerciale importante e dove c'è la dimensione della città pubblica, diciamo l'agorà tradizionale, dove le persone si incontrano. Nelle piazze italiane storicamente cosa c'è? C'è il municipio, la chiesa e i negozi, e i cittadini si trovano lì per parlare dei fatti privati ma anche dei fatti pubblici. Questo è il classico centro italiano. Sì, ecco, infatti c'è il proverbio campanin pane vin, cioè se uno vuole sapere dove mangiare in un comune deve cercare il campanile. Sì, sì, è un po' così, insomma, no? se tu vuoi cercare il centro di una città, cosa fai? Guardi in alto senza usare Google o i vari Tom per essere orientati, tu guardi in alto, cerchi un campanile e lì c'è il centro della città, storicamente così. Ecco, noi abbiamo la fortuna, io dico non la sfortuna, dal punto di vista commerciale è anche un dato, perché le città con un unico centro hanno di solito un centro commerciale forte,
facciamo un esempio, Cusano Melanino, ma anche una città più importante, Saronno, Monza, le città con un unico centro hanno di solito un centro commerciale forte. La nostra città ha questa debolezza di avere tanti centri, quindi di avere un sistema commerciale molto disseminato, perché è disseminato su 7-8 punti. Quindi è la somma di questi punti dà un sistema commerciale non fortissimo. Questo è l'unico elemento di debolezza. Ma siccome è un dato strutturale, cioè un dato urbanistico, è un dato di origine, ci sono poche città come la nostra che hanno tra un centro e l'altro una distanza di 6 o 7 chilometri. Se voi partite dal villaggio e andate a Palazzolo, ci sono 5-6 chilometri. E ci sono ancora campi tra una realtà e l'altra. Certo, sempre sì. Meno. Beh, nel libro sugli spazi aperti si dice che, questo non so, era valido negli anni 90, in teoria si potrebbe arrivare al centro di Dugnano passando nei sentieri tra i parchi delle ville cittadine. Certo, sì, questo è un ragionamento che si può fare, nel senso che, come dicevo, ci sono diverse realtà disseminate e sono tutte nate attorno all'asse che noi abbiamo cercato di costruire anche, che si può continuare a costruire attorno al centro di Ali, cuore di Paderno. Cos'è? È quell'area che passa tra la Ferrovia Nord, il Seveso e la Comasinella. Ci sono tre assi verticali che sono tutti all'interno di un'estensione molto delimitata, dentro il quale sono passate, come dire, le origini storiche del paese. Ad esempio, dentro questo asse ci sono i parchi storici, non è una piccola cosa. Insomma. Ecco, questo è un po' il dato. Su questo dato bisogna, secondo me, pensare a uno sviluppo della città che abbia questo punto di forza, la qualità di 6 o 7 centri. E quindi la possibilità di lavorare su questi centri dal punto di vista ambientale, dal punto di vista commerciale, perché è importante sostenerlo, dal punto di vista della qualità della vita di relazione. Questa è la città policentrica. Qualcuno la teorizza. Noi abbiamo la fortuna di averla perché così è nata la città. Ed è, come dire, una impressione, un'idea fallace quella di pensare dobbiamo costruire il centro di Paderno, perché il centro di Paderno Dugnano non esiste, perché c'è Dugnano col suo centro, Paderno con il suo, Palazzolo, il villaggio, Calderara, certo hanno qualità e realtà diverse, questo è ovvio, insomma, no? Perché hanno origini diverse, però bisogna lavorare su questa realtà. Questa è un po' la mia idea. E in quest'ottica che l'amministrazione precedente aveva puntato molto sulle piazze come quella De Gasperi? Sì, ecco. Se tu riconosci la città per quella che è, poi devi partire dai punti di forza per lavorarci, quindi per aumentarne la qualità di questa città, che deve avere diversi punti di attrazione. Ora, i punti di attrazione possono essere molti in una città. Un parco, e noi abbiamo lavorato sull'idea del parco centrale, ad esempio il parco del Seveso, può essere una piazza, la piazza di Palazzolo, cioè Piazza Dolorata, è una bellissima piccola piazzetta. Oppure può essere, come dire, la villa di Cirano è un'altra cosa importante. Ora, lavorare sulle piazze vuol dire costruire attorno al nucleo originario una qualità ambientale sulla quale è possibile ancora lavorare. Cioè, l'identità di una città non è un dato storico permanente. C'è chi ha la fortuna che ha un centro, come dire, un centro medievale intatto e lo mantiene, e questo è un punto di forza. Noi dobbiamo lavorare sulla nostra identità. Faccio l'esempio della biblioteca. La biblioteca è una piccola piazza. Diventerà un luogo dell'identità di Paderno, come la piazza De Gasperi di Incirano. Non esisteva prima una piazza in Cirano, esisteva una grande fabbrica. Ora, l'idea di mantenere prima un insediamento che fosse la testimonianza delle origini manifatturiere di questa città, no? La corderia. L'altra cosa importante era costruire attorno a questo insediamento, sai, quelle aree erano di proprietà privata, quindi quell'insediamento inevitabilmente sarebbe diventato residenziale, però un segno storico, quindi la... Tra l'altro, sbaglio, quella torre, la torre della... è nel simbolo di Incirano? Sì, sì, poi è stato costruito anche questo. Io il lavoro di costruzione dell'identità, io dico sempre, come tutti del resto, l'identità non è un dato cristallizzato. L'identità delle città come delle persone si costruisce. Perché forse molti, guardando quel simbolo, pensano sarà una torre di 500-600 anni. No, è la torre della corderia, semplicemente. E quando, credo, nella giunta strada
si costruirono i quartieri come entità amministrative, si lavorò, l'ho fatto io ovviamente, l'ho visto fatto da altri, si lavorò sull'identità dei quartieri, quindi la costruzione dell'identità, il simbolo dei quartieri, ha cercato di recuperare delle immagini e una storia del quartiere, quella di Incirano e la Corderia Cappellini. Okay.